Poracci, oggi abbiamo un doppio vincitore. Bravo Jumpy of Magic, che ha riconosciuto Japan World Cup, e Andrago, che ha specificato il numero, anche se poi sono tutti uguali. La migliore risposta è quella di Carmelo, che con Sogno di una sbornia di mezza estate alza il livello di No Sense verso picchi a dir poco poracci. Ma basta, bando alle ciance, che qui si fa tardi. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza ricevere denunce da parte di Nintendo. Almeno per ora, ci stiamo lavorando. Fate spazio nel portafogli e svuotate la cassaforte, perché quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Voleranno i milioni tra Bowser e Nintendo, andremo a scoprire una tech demo di Ocarina of Time mai vista prima e torneremo anche a parlare di Elden Ring. Prima però preparate lo zaino e salutate i vostri cari, perché è giunto il momento di unirsi all'esercito poraccio nella conquista non violenta di YouTube Italia. Oppure altrimenti potete lasciare un like e iscrivervi al canale, va bene lo stesso. Se volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video in cambio di ricompense esclusive, in descrizione trovate il link al Poreon, il Patreon dei poracci. Ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, e oggi bisogna aprire per forza con Microsoft, che ha ben pensato per il mese di novembre di aggiungere il mondo al Game Pass. Da ieri è infatti possibile giocare a tanti nuovi titoli, tra cui spicca It Takes Two, che vi consiglio di recuperare assolutamente, visto che tra l'altro è uno dei papabili GOTY 2021. Dal 9 novembre si aggiungeranno anche Football Manager 2022 in edizione Xbox e PC, e anche Forza Horizon 5, uno dei giochi di corse più attesi degli ultimi anni. Non vi basta? Beh, l'11 novembre sarà il turno di San Andreas, estratto direttamente dalla GTA Trilogy, in uscita lo stesso giorno. Così, un day one tanto per gradire. Cosa ne pensate di questa mesata sul pass? Intanto Famitsu ha fatto uscire la prima recensione di Shin Megami Tensei, attesissimo JRPG, che si prospetta come uno dei titoli di punta della lineup di Switch per questo Natale 2021. Il voto complessivo è di 36 su 40, avendo collezionato ben 4 volte 9. I recensori parlano di un combat system profondo e appagante, oltre che di una longevità che varia tra le 50 e le 100 ore di gioco. Qualcuno di voi lo prenderà? La patch di eFootball ha finalmente una data. Questo venerdì, il 5 novembre, il titolo Konami si aggiornerà alla versione 0.9.1. Prevista inizialmente per il 28 ottobre, la patch risolverà tanti dei bug riscontrati dall'utenza. O almeno dovrebbe. E a questo punto, chissà se la prima major update prevista per metà novembre, che dovrebbe introdurre tante feature come il crossplay e il MyClub, non subirà anch'essa dei rinvii. Speriamo bene. E a proposito di rimandi, Platinum Games si è confermata come una delle realtà più eccentriche del settore. Dopo aver ufficializzato l'esistenza del progetto Sol Cresta, un titolo che molti credevano fosse un pesce d'aprile, e la conferma che avrebbe accompagnato il lancio del brand Neo Classic Arcade Series, Hideki Kamiya ha comunicato nella sua Very Sorry Stream che il gioco non uscirà più a dicembre di quest'anno. Il game designer, mortificato, ha citato problemi durante lo sviluppo per un gioco che è diventato un progetto ben più ambizioso di quanto pianificato inizialmente. Caro Kamiya, hai tutta la nostra fiducia, soltanto non facciamo fare a Sol Cresta la fine di Bayonetta, ok? Si torna a parlare di Nintendo e cinema, ma questa volta non è merito del film di Mario. Secondo il sito Giant Freaking Robot, uno spin-off con protagonista DK sarebbe entrato in produzione, con Seth Rogen scelto per ricoprire il ruolo dello scimmione anche in questo capitolo. Che Nintendo stia preparando una sorta di universo cinematografico espanso? Tutto bello, però dopo il film e il parco giochi, dateci il nuovo platform di Donkey Kong e nessuno si farà male. E passiamo alle notizie del giorno. Sapete benissimo quanto Nintendo sia intransigente nei confronti di hacker e siti che promuovono la pirateria. Ma i risultati dell'ultimo processo contro il collettivo Executor hanno dell'incredibile. L'azienda di Kyoto aveva portato in tribunale il gruppo di hacker per aver creato e venduto strumenti illegali finalizzati all'aggiramento, pensati per permettere agli utenti di giocare con ROM illegali sulle console, incluse quelle Nintendo. Il più famoso di questi era l'SX Pro Mod Chip e il suo sistema operativo SXOS, che insieme permettevano alle ROM di girare su Switch. La cosa bella, ma proprio assurda, è che il capo del collettivo, arrestato a settembre del 2020, si chiama
Gary Bowser. Non è uno scherzo. Bowser si è dichiarato colpevole attribuendosi 2 degli 11 capi d'accusa, acconsentendo a risarcire Nintendo per un totale di 4,5 milioni di dollari, impegnandosi nell'aiutare a consegnare alla legge altri membri del suo team. Nonostante questo accordo, Bowser rischia comunque fino a 5 anni di galera per le sue attività illegali portate avanti dal 2013 al 2020. Quindi una vittoria per Nintendo e il suo presidente Bowser, che hanno sconfitto Bowser. Non solo nei videogiochi di Mario, ma anche nella realtà. Cosa possiamo imparare da questa storia? Beh, è che è meglio non far arrabbiare Nintendo per quanto riguarda la pirateria e che molto probabilmente in America esistono pochissimi cognomi. Questo è un bel periodo per quanto riguarda le scoperte videoludiche e recentemente grandi porzioni dimenticate della storia di Nintendo stanno riemergendo. Giles Goddard, uno degli sviluppatori che lavorò attivamente sull'hardware del Nintendo 64, ha recentemente condiviso il video di una tech demo dove si tentava l'inserimento di una feature non presente all'interno della versione definitiva del primo Zelda in 3D. I portali. Goddard è noto per essere stato uno dei realizzatori della demo tecnica mostrata allo Space World del 1995, dove si vedeva Link combattere contro un cavaliere di metallo. Qualche mese fa, lo sviluppatore aveva parlato però di un'altra tech demo che però non aveva mai visto la luce del giorno. Si trattava di un esperimento sul motore grafico di Ocarina of Time, dove veniva introdotto per la prima volta il concept dei portali, una feature che sarebbe stata popolarizzata un decennio dopo da Portal di Valve. Goddard, qualche giorno fa, ha condiviso un video mai visto prima di questo esperimento, che è a dir poco affascinante. Secondo lo sviluppatore, non c'era una reale intenzione di inserire i portali all'interno di Ocarina of Time, anche perché lo sviluppo del titolo era già avviato, ma la demo piuttosto era un concept pensato per mettere in mostra i muscoli della console utilizzando quell'incredibile motore grafico. Chissà quali applicazioni avrebbe potuto avere una tecnologia del genere su Nintendone, magari proprio su Majora's Mask. Voi che ne pensate? E chiudiamo parlando di un titolo attesissimo che, piano piano, diventa sempre più una realtà concreta, Elden Ring. Recentemente il gioco è stato rimandato a febbraio 2022, ma il rinvio aveva portato con sé la notizia che il gioco si sarebbe mostrato in un closed network test, previsto per la prossima settimana. Ma in realtà dovremo aspettare ancora meno per vedere Elden Ring in azione. Infatti, per domani, 4 novembre, alle 14, ora italiana, Bandai Namco pubblicherà una stream dove verranno mostrati ben 15 minuti di gameplay. L'hype intorno al titolo è alle stelle e dopo anni di attese e di silenzi stampa, sembra quasi un sogno che il marketing del titolo abbia subito un'accelerazione così rapida. Voi cosa vi aspettate da questo gameplay trailer? Poracci, questo era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e come al solito vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi intanto, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Portal, Michele Ring. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Sicuro ho sbagliato qualcosa.